entrano in campo proprio le due squadre in questo istante, come vi fa vedere, vi mostrano le immagini del nostro Andrea Giannotti, stanno preparandosi in mezzo al campo per il saluto del pubblico, mentre dalla nostra sinistra arrivano i botti dei tifosi della Voltrese, accorsi in massa numerosi. Si parte in questo istante per la semifinale del campionato di promozione, sta già pensando alla conclusione, conta i passi, va lui con il destro e la grandissima parata di Moraglio. Poi Alessi, Anzalone, poi Angius rimedia un pestone da scaglione, attenzione perché arrivano ancora i cartellini e c'è il cartellino rosso, attenzione perché c'è un cartellino rosso per Angius dopo un contatto con scaglione. In un primo momento non sembrava che ci fosse qualcosa di grave. Scaglione non punito su Anzalone e subito dopo Aloisio che ha messo giù Raiola. Adesso ancora la rimessa lunga, la palla che passa, Cardillo col destro! E il vantaggio della Voltrese che arriva al 28esimo minuto del primo tempo con Cardillo che dà la svolta, la prima svolta della partita. Poi viene a festeggiare sotto i suoi tifosi, li vuole sentire, non mancano mai di farsi sentire i tifosi gialloblu. Voltrese in vantaggio, Voltrese 1, Quiliano 0. Scaglione cerca il cambio di gioco per Mazzei, la palla arriva a Mazzei, il controllo è difettoso, Mazzei va via, Limonta, Mazzei può provare col sinistro, la palla sul palo e questa è la prima vera occasione del Quiliano. Poi rinvia Limonta, parte Cardillo alle spalle di Dofo, Cardillo davanti a Moraglio, Cardillo è stato sbilanciato da Dofo e poi non ha trovato i rimbalzi giusti per calciare. Il pallone arriva ugualmente a Raiola, Raiola va a sfidare la difesa della Voltrese, la palla passa verso Grande che si libera il cross con il sinistro, Raiola non arriva lì, sì, Ivaldi la tiene lì, è sicuro. Almeno due, visto che ci sono stati no, sembra che l'assistente alla panchina, mentre tanto parte Mazzei, sembrava al di là di tutti, Mazzei va al tocco col sinistro e la palla si insacca in rete per il gol del 1-1 del Quiliano con Mazzei che mette a segno la seconda rete stagionale e viene a esultare proprio sotto la tribuna. Il secondo gol di Mazzei con la maglia del Quiliano arriva proprio nell'unico minuto di recupero concesso. Finisce in questo istante la prima frazione sul risultato di 1-1 e si parte in questo istante per il secondo tempo. Parte il calcio d'angolo con il colpo di testa di Alessi e il vantaggio del Quiliano che arriva dopo 1 minuto e 20 secondi dall'inizio del secondo tempo. Il gol di Alessi che ha trovato il varco giusto sul calcio d'angolo di Luca Pellegrini e ha portato in vantaggio il Quiliano nel corso del secondo minuto. Il gol di Alessi, Quiliano 2, Voltrese 1 e adesso per la Voltrese si fa difficilissima visto che si trova con un uomo in meno. Alla parte opposta Mazzei va via sul sinistro, poi va ancora a puntare a Aloisio che non lo perde di vista, il cross di Mazzei arriva lo stesso attraverso tutto lo specchio della rete della porta, poi l'appoggio ancora di Damonte, va la battuta Pellegrini, ottima la risposta di Ivaldi e poi Mazzei spara in tribuna. Primo cambio lo deve effettuare anche la Voltrese, Voltrese che attacca con Mori, ne è entrato al posto di Mantero, apre per Bruzzone, Bruzzone va al cross, si ligato in acrobazia e la palla che finisce fuori di poco. Fatto da Mazzei, Mazzei trova il parco per Alessi, mentre scoppiano i petardi da parte dei tifosi della Voltrese. Arriva Alessi, il servizio per Piana e il gol di Piana che segna il 3-1, la palla non ha toccato neanche la rete, ha toccato il supporto interno. E Piana segna il 3-1 al 37esimo minuto del secondo tempo, è un 3-1 che regala con ogni probabilità la vittoria al Quiliano. Si è ligato, subisce forse una carica, l'arbitro non la ravvisa, Bianco va ancora a puntare Riccardi, gli va via, il cross, il colpo di testa di Alessi e c'è il gol del 4-1 del Quiliano. Ancora Alessi di testa su cross di Bianco al 41esimo e 55 secondi, questa volta la chiude davvero, questa volta per la Voltrese non c'è più tempo, non c'è più fiato, non ci sono speranze. Gol di Alessi, doppietta personale, 20 in campionato e in questo istante arriva la fine, di recupero non ce n'era bisogno, il risultato era comunque scritto, il Quiliano vince per 4-1 sulla Voltrese e adesso tutti i ragazzi del Quiliano festeggeranno sicuramente e si rimarranno con un orecchio ad alba per aspettare il finale di Albese Sestri Levante, e la Sestri Levante sta vincendo, dovesse finire così, per il Quiliano sarebbe già eccellenza.